Ci troviamo nel negozio di Mario Ambrosini qui in Vergato in occasione di un avvenimento che vorremmo ricordare, che vorremmo celebrare, poiché si tratta di registrare una decisione che lo stesso Ambrosini ha preso di lasciare dopo ben 50 anni di attività, dopo poi lui ci dirà tutto, di lasciare appunto il suo mestiere, di abbandonare definitivamente quella che è stata una professione che ha caratterizzato, direi, oltre che la sua vita, anche direi la vita di Vergato, poiché il mestiere che Ambrosini faceva è un mestiere che non riguarda certamente soltanto una figura personale, ma riguarda direi proprio la società, perché lui faceva il parrucchiere. E quindi diciamo che l'avvenimento che noi oggi vogliamo ricordare e celebrare rispetta anche un po' quella che è la vita sociale di Vergato, poiché 50 anni di attività, come voi potete immaginare, non è uno scherzo. Qui abbiamo Ambrosini, che lo invito a venire qui ai microfoni di Vergato News 24 per così, diciamo, lui stesso ricordare quella che è stata un po' la sua attività lavorativa. Certo, in sintesi, in 50 anni è difficile ricordare tutto, poiché Ambrosini, è inutile dirlo, è un grosso professionista e ha passato veramente molti gradini importanti di questa attività fino a raggiungere il successo che tutti noi gli riconosciamo. È vero, Ambrosini? Beh, non sta a me certo celebrare tutte queste cose, però ecco, se posso ricordare un po' brevemente la mia carriera, prima cosa devo ringraziare mia moglie, che è stata, diciamo, l'artefice, nel senso che mi ha permesso di poter avere la libertà di poter fare queste cose. Sì. E Lorella, adesso Lorella poi se ti fai vedere ogni tanto. E quindi diciamo noi 52 anni. Di 52 anni di carriera 58, e di attività. 58 di professione. Quindi ho cominciato da bambino e ho passato tutti i passaggi fondamentali che riguardano il parrucchiere. Ecco, questi passaggi fondamentali, poiché uno crede che il mestiere di parrucchiere sia un mestiere abbastanza tranquillo, invece io ritengo che il mestiere di parrucchiere appunto ha notevolmente delle caratteristiche in sé che devono essere sottolineati, anche perché credo che sia un mestiere che vada da un livello di alto artigianato e a addirittura degli aspetti artistici, poiché... Sì, ma il nostro mestiere comprende tutto, comprende preparazione tecnica, artistica, preparazione anche nelle varie materie, chimica, geometria, tutte queste cose che adesso sinteticamente è molto difficile spiegare. Sì, perché poi per accontentare le donne ci vogliono un sacco di conoscenze. Accontentare le donne anche esteticamente è necessario avere una preparazione globale, come dicevi. Sì, si entra, come diceva mia moglie, nella tricologia, in tanti fattori, perché ci sono i fattori chimici, i fattori curativi, l'aspetto. Però c'è l'aspetto moda invece, che è tutto un altro riscontro, e anche lì abbiamo percorso tutta la nostra strada, partire dalle accademie ai vari concorsi a livello mondiale. Ecco, mi sembra che Ambrosini tu abbia avuto un successo straordinario a New York nel 77. Nel 77, sì, ho vinto il campionato mondiale stilisti a New York. Cari verghetesi, voi capite che vincere il campionato mondiale a New York non è una cosa che capita tutti i giorni. Mi hanno detto Mario Ambrosini, Italy, e mi hanno chiesto dove, dice Mario Ambrosini, Italy, Vergato. Non ho detto Bologna o meno, ho detto Vergato, perché hai rispettato le tue origini. Sono amante del mio paese, ho fatto la mia scelta di stare a Vergato, ma non la scelta tecnica. Tecnicamente e artisticamente ho spaziato in tutto il mondo. Quindi siamo stati i primi a livello nazionale a portare le nuove tecnologie d'Italia dall'America.
e abbiamo portato novità a tutti i livelli, abbiamo lavorato con la televisione, abbiamo lavorato col cinema molto, a contatto con attori famosissimi tipo Mastroianni, Claudio. Preparavi le acconciature dei vari attori che entravano? Film, sì, curavamo proprio l'aspetto del film. E poi tutto quello che c'era, dimostrazioni, show, seminari, poi quanto mi sono... Perché ogni tanto il mio ciclo deve finire, no? Quando finisco una cosa che non c'è più di interessante, finisco e comincio un'altra parte del ciclo. Allora speriamo che alla fine di questo ciclo lavorativo di 50 anni... Adesso mi dedico all'arte. Ecco, infatti per sottolineare che l'aspetto, diciamo, del suo mestiere è collegato molto a qualche cosa di artistico, anche perché Ambrosini è uno dei principali animatori, se non il principale animatore della rassegna, diciamo, della Kermesse Vergatese di Vergato Arte, che speriamo che possa raggiungere i livelli che ha raggiunto professionalmente. Ma speriamo, ma sai, insomma, lì ci vuole del tempo, perché non dipende solo da noi. Dipende da tanti fattori, anzi qui sarebbe proprio logico cominciare a pensare di dare una spinta ai nostri politicanti vergatesi, di dare più importanza a queste manifestazioni culturali che portano conoscenza del paese, perché molti vogliono vedere la massa della gente in giro, ma in effetti dobbiamo portare della gente diversa. Certamente, speriamo che questo avvenga. Abbiamo tutti un desiderio di poter cambiare, di rinnovare, quindi, e di poter trasformare Vergato in quello che gli compete come centro della Valle del Reno. Diciamo che l'insieme, tutto, dopo Club 77, dopo il parrucchiere, sarà rivolto alle mie forze, le mie aspirazioni, saranno rivolte in questo senso. Bene, Ambrosini. Purtroppo qui, dopo quello che hai detto, non so se rallegrarci, se si debba rallegrare della tua dipartita, della tua, diciamo, della cessione attività, o avere dei rimpianti. Io spero che la tua professionalità possa essere in certo qual modo continuata. Qualcuno spero che possa raccogliere, diciamo, la grande esperienza che tu hai dimostrato, anche direi nel rispetto delle donne vergatesi, che vedo qua che ti riconoscono con questi fiori, con questo rapporto amichevole che tu hai sempre avuto, altamente professionale e amichevole, in modo tale che non si disperda tutto il patrimonio che tu avevi in certo qual modo creato, avvergato e promosso. Ma io, ecco, hai aperto un paragrafo importante, che voglio ringraziare anche tutta la mia clientela, perché quando c'è un successo non si è soli, ci deve essere una serie di componenti, e la clientela è una delle componenti importanti, questo, tramite collaboratori validi e clientela che è affezionata e si vede. Non parliamo troppo perché sennò ci commuoviamo tutti. In questi giorni, quando salutavo i nostri clienti, abbiamo visto tante lacrime qui dentro. Addirittura? Sì, tanto. E poi daremo l'addio alla nostra clientela definitiva domani nella sede di un ristoratore locale. Daremo l'addio ai nostri clienti con un piccolo party. Quindi possiamo invitare tutti i vergatesi piccolo party, che confermerà, ahimè, l'abbandono della sua ultra cinquantennale attività di un grande professionista vergatese. Grazie, sì, la rinnovo a tutti, perché più o meno sono stati clienti miei tutti, che tutti sono passati. Vergato è passato da te. E poi, insomma, e non solo Vergato. E non solo Vergato. Volevo dire una cosa, che in questi giorni abbiamo avuto clienti che dalla Germania sono venuti apposta a fare dei lavori, dalla Russia apposta. Per venire anche a... dalla Russia. Abbiamo di tutte le razze, anche da varie città. Quindi noi lasciamo un'attività che è ancora nel pieno del suo splendore,
però non ce la facciamo più proprio fisicamente. Certo, c'è anche un limite fisico. Noi speriamo, come dicevo prima, che questa esperienza possa essere, diciamo, possa essere presa da qualchedun altro altrettanto abile, poiché Vergato si meritano dei professionisti del genere e che possano perpetuare quella che è stata veramente un'arte riconosciuta del grande, come potremmo dire, coiffeur vergatese, acconciatore. Ambrosini, acconciatore Ambrosini.